grazie. Ciao, ciao. Andiamo subito in cucina, che oggi si fa qualcosa di buono. Quale? Quello che preferisci tu. Va bene questo. Va bene. Ma fai bene a sfruttare il mio aiuto. Già. Senti. Che non c'è nulla di peggio che un coltello che non taglia. Vero? Ah, sì. Noi facciamo la Sauerkrautsuppe modificata. Modificata alla maniera cecoslovacca e un po' alla maniera slovena. Con dentro i fagioli. Io sono praticamente una donna da melting pot, proprio mista al massimo. Siccome a me piace provare, modificare, far da mangiare con ciò che c'è in casa, che offre il frigo. Già la nonna diceva, bisogna seguire severamente tutte le ricette. Dico, ma se una cosa non ce l'hai, beh, allora la lasci via. A casa cucini sempre tu? Oh no, mio marito è bravissimo. Ah sì, e gli dai spazio? Eh beh sì, per forza, anche per comodità, perché se io non ho tempo fa lui. Che bravo. Sai che bello? Cucinare insieme... le opinioni cozzano un po', sì. Sì, sai perché io faccio da mangiare da 46 anni, da quando sono sposata, e Vittorio fa da mangiare da quando è in pensione. Perciò... non è stato facile, però bisogna lasciare spazio. Le mettiamo in acqua così non si anneriscono, giusto? Esatto. Ma tu non sei cuoco, o sì? Io sono cuoco per passione. Ho deciso di aprire un blog, creo delle video ricette. E hai anche risposte? Sì. Ecco, sì, vedi? Sì. Alle persone piace quello che faccio, piace il mio stile. E ecco. Quindi adesso il prossimo passaggio... Il prossimo passaggio è mettere la cipolla. Ci mettiamo sui fornelli? Io no, naturalmente non istrutto e non imburro mai in olio di oliva. Mi spiace per tutti, mi spiace per le cucine dell'est che lavorano col burro. Usano più col burro lo strutto. E lo strutto, ma... Anch'io preferisco molto l'olio di più l'olio di oliva, vero? Sì. Facciamo andare un po'. Bionda deve diventare, lo sai? Paprika dolce. Paprika dolce. Dolce. Il süß paprika. Poi mettiamo un po' di conserva di pomodoro. Wer lang soup ist, lebt lang. Carne affumicata di maiale. Patate, non tutte. Adesso la facciamo andare. Quarto d'ora. Ci sono dei profumi che rievocano dei ricordi. Sì, sai, queste cose dell'infanzia restano un po' nella memoria, sì, no? Giù in basso, e la nonna boema, praticamente, cioè la mamma di mia madre, è quella signora su in cima, in mezzo. Vestita di nero, aveva sempre gonne lunghe, con la bambina tra mamma e papà, che sarebbe mia madre, sarebbe, d'accordo. Che era un'ottima cuoca. Sai, tu prendi da tutte le cucine quello che ti garba di più, no? Sì. E te lo fai tu e lo integri nella tua cucina e così diventa una cucina che poi prende un po' tutto il mondo alla fin fine, no? Come ti sembra? Ci siamo? Un piatto che sa di ricordi. Piatto che sa di ricordi, sì. Assolutamente. Buona. Vero? Sì. E ogni boccone quel sapore di affumicato. Sì. Questo in inglese lo chiamerei comfort food. Comfort food, sì, addirittura. Quando un piatto che ti fa stare bene, ti rilassa e soprattutto ti scalda. Ti no? scalda, weekend. Ti scalda perché è invernale, no? Questo qua. Sì. Mi piace, sì. Io stavo fingendo. Stavi fingendo.